Cari amici, ben ritrovati con il consueto appuntamento del mercoledì in preparazione al tempo dei segreti di Medjugorje. È un tempo che ci vede attenti a quello che sta capitando intorno a noi per cogliere, come abbiamo detto più volte, i segni dell'approssimarsi di quel primo combattimento escatologico che, segnato proprio dall'avverarsi dei 10 segreti di Medjugorje, porterà al trionfo del cuore immacolato di Maria. Abbiamo detto tante volte come in fondo questo trionfo del cuore immacolato di Maria è il compimento di una grande promessa che è stata fatta a Fatima dalla Madonna stessa. E allora col messaggio di oggi entriamo proprio nel centenario dell'apparizione di Fatima, perché siamo ormai giunti al 2017, stiamo seguendo i messaggi del 18 marzo, puntando ormai all'imminente 18 marzo 2021, che potrebbe essere una delle date papabili per avere l'inizio di questi avvenimenti. Poi, lo ripeto spesso, sorridendo nel dire una cosa molto seria, nessuno sia deluso se il 18 marzo non incominciano i segreti, perché l'obiettivo di questo percorso, l'abbiamo detto, è di prepararsi a vivere per essere sempre pronti. E quella prontezza che in fondo anche il Vangelo chiede quando ricorda nelle parole di Gesù, chi può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Allora è sempre bene ricordarsi che la propria vita è un cammino terreno molto fragile, precario, come una vita appesa a un filo, ma questo filo è nelle mani di Dio. Bisogna essere pronti, come insegnava la sapienza cristiana dei primissimi tempi della Chiesa, come insegna anche Sant'Ambrogio in un piccolo libro di cui consiglio la lettura, De bono mortis, il bene della morte, dove fa capire come la morte sia una realtà molto positiva, perché gli uomini che in senso cristiano la intendono come una porta aperta all'eternità e anche un salutare ammonimento per accorgersi di cosa veramente vale nella vita. Veniamo dunque al messaggio del 2017, il 18 marzo, e quello dato a Mirjana in occasione dell'apparizione straordinaria. Cari figli, il mio desiderio materno è che i vostri cuori siano riempiti di pace e che le vostre anime siano pure, affinché alla presenza di mio figlio possiate vedere il suo voglio. Perché, figli miei, come madre, so che avete sete di consolazione, speranza e protezione. Ecco, il primo desiderio che Maria esprime è che possiamo vedere il volto di suo figlio, di essere alla sua presenza. È bello che questo riguardi sia la nostra prospettiva attuale che quella futura. Ci sarà un tempo in cui, come ci ricorda San Giovanni nella sua prima lettera, vedremo Dio faccia a faccia, come Egli è. Ma già adesso possiamo contemplare il suo volto, non soltanto nei poveri, come si dice a ragione, ma a volte in maniera un po' esclusiva ai nostri tempi. Il volto di Gesù si contempla anzitutto contemplando nella presenza vera, reale, sostanziale, speciale, che è quella eucaristica. Il volto di Gesù si contempla entrando nel segreto della propria camera, nella preghiera del cuore, e poi anche riconoscendo nella presenza nel proprio prossimo. Perché, dice la Madonna, come madre so che avete sete di consolazione, speranza e protezione. È quello che noi troveremo contemplando questo volto. Troveremo quella pace che in modo silenzioso ma efficace riesce a donarci una serenità a lungo cercata. Non si risolvono tutti i problemi facendo adorazione eucaristica o mettendosi nella preghiera profonda, ma si cambia totalmente la prospettiva per affrontarli. Prosegue ancora la Madonna dicendo: figli miei, coscientemente e incoscientemente cercate mio figlio. È come dire, è un bisogno talmente profondo che lo sappiate o no, siete comunque alla ricerca di lui. Quando si cercano dei beni terreni pensando che possano appagare il proprio desiderio di felicità, è come se si dessero risposte sbagliate a una domanda giusta. La domanda giusta è nel cuore dell'uomo in quanto tale, perché, come ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, il cuore dell'uomo è capax Dei, è fatto perché è capace di Dio, desideroso di Dio. E poi la Madonna ci sorprende offrendoci un parallelismo con la sua esistenza. Anch'io, mentre trascorrevo il tempo terreno, gioivo, soffrivo e con pazienza sopportavo i dolori, finché mio figlio nella sua gloria li ha eliminati. Perciò dico a mio figlio, aiutali sempre.
Ecco, è bello vedere che la Madonna stessa ci racconta come la sua vita terrena non è stata una passeggiata. Certo, lei è l'Immacolata, colei che è stata esentata dal peccato originale in vista della divina maternità per i meriti di Cristo. E tuttavia anche lei ha sofferto, ricordiamo la profezia di Simeone quando Gesù viene presentato al Tempio, quando dice a Maria, anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'è stata la sofferenza della fuga in Egitto, della strage degli innocenti, della perdita al tempio, la sofferenza di non comprendere fino in fondo tutto e subito, la sofferenza del dover a volte tacere, del dover ascoltare, ma una sofferenza fatta anche di tanta capacità di silenzio e di meditazione che l'ha portata a essere poi ai piedi della croce e dalla croce ricevere la missione di essere madre dell'umanità e della Chiesa intera. E qui ci ricorda che tutte queste sofferenze, questi dolori, queste croci, poi nella gloria di Cristo spariscono, diventano, o meglio, diventano forse quelle chiavi che aprono la porta del paradiso. E come lei ha anticipatamente goduto di questa condizione di resurrezione, perché è la primizia dei risorti, così dice: Dico mio figlio, aiutali sempre. Qua si rivolge a noi che siamo ancora in cammino. Voi figli miei, con amore veritiero, illuminate le tenebre dell'egoismo che avvolgono sempre di più i miei figli. Siate generosi. Le vostre mani e il vostro cuore siano sempre aperti. Non temete. Abbandonatevi a mio figlio con fiducia e speranza. Ecco, intorno a noi non c'è tanta consolazione come vorremmo trovare stando alla presenza del Signore. I cuori sono inquieti, anche in famiglia. Quando non si riesce ad aprire bocca senza essere subito contraddetti, quando si litiga per un non nulla, quando ci si chiude in stanza con fare stizzito solo perché magari si è stati ripresi per un non nulla. Perché tutta questa tensione? Perché non c'è Dio? E se è vero, come è vero, che Gesù ha detto a Maria nell'apparizione del Natale 2012, apparendole come Gesù bambino in braccio a Maria, io sono la vostra pace. È evidente che senza questa pace vera, che è la pace di Dio, non possiamo trovare pace. Mi ha sempre colpito nei vari racconti sull'Anticristo, dal padrone del mondo ai racconti dell'Anticristo di Soloviov, come l'Anticristo venga presentato come un pacificatore. In particolare Soloviov insiste proprio sul fatto che è finito il tempo di quel Gesù che diceva non sono venuto a portare la pace ma la spada. Non a unire ma a dividere. E lui cerca con questo progetto anticristico di portare avanti una nuova religione in cui tutti sono messi d'accordo togliendo l'essenziale, cioè che Cristo è il figlio di Dio. È un po' un tentativo che vediamo anche oggi all'opera di tante forze di comunicazione e di pressione culturale che agiscono dentro e fuori la Chiesa, il tentativo di fare una nuova religione dell'uomo, dove di Gesù non si parla più come figlio di Dio, perché ovviamente l'anticristo in quanto tale è contro il riconoscimento di Cristo che è Dio fatto uomo, Cristo venuto nella carne. Ebbene, a un certo punto, di fronte a tutte queste, come si può dire, promesse, di varie concessioni pur di ottenere la pace, si alza imperioso lo Starez Giovanni, il leader degli ortodossi, dice: Ciò che più c'è caro nel cristianesimo è Cristo stesso, riconoscilo e noi ti seguiremo. E ovviamente lì l'anticristo si rivela in tutta la sua natura, mettendosi a bestemmiare, a urlare, si capisce che è proprio Cristo che non si accetta. Ecco, se non c'è lui, non c'è pace nel cuore dell'uomo e c'è rabbia, c'è delusione, c'è sconforto, c'è voglia di trasgressione, c'è schiavitù al peccato. Ecco perché la Madonna ci chiede di essere luci che illuminano le tenebre dell'egoismo che avvolgono sempre più i suoi figli. L'egoismo è poi il peccato di Lucifero, quello che si lega all'orgoglio e il tentativo di ribellarsi alla propria creaturalità e il non voler servire Dio e il voler mettere il proprio io al centro di tutto, e cioè voler essere il Dio di se stessi. È l'auto-idolatria, che poi è il peccato di Satana con cui cerca di sedurre anche il cuore dell'uomo. Ricordiamo il peccato originale, capitolo 3 della Genesi, laddove a Eva che ribatte al serpente astuto e seduttore, non è vero che Dio ci ha proibito di mangiare di ogni albero del giardino, soltanto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché se ne mangiassimo moriremmo. E come risponde il demonio? E dice: Ma non è vero, non morireste affatto, anzi diventereste come Dio. Ecco la tentazione di voler mettere se stesso al centro di tutto, di essere egoisti, egoriferiti, autocentrati. E la Madonna dice: Date prova che l'egoismo non porta la pace.
Siate generosi, le vostre mani e il vostro cuore siano aperti. Essere generosi non soltanto di cuore, non soltanto con l'affetto, non soltanto con l'ascolto, non soltanto donando tempo, che pure è una risorsa preziosissima, ma anche con le mani, sostenendo, incoraggiando, abbracciando, ma anche con la generosità materiale, eh? Una mano sul cuore, una mano sul portafoglio, si dice spesso. Questo è il momento di non temere, dice la Madonna. Abbandonatevi a mio figlio con fiducia e speranza. Guardando verso di lui, vivete la vita con amore. Amare significa donarsi, sopportare e mai giudicare. Donarsi. Non dono soltanto un pezzo di me, dono tutto me stesso. Gesù è stato molto chiaro, perché non si possono avere le mezze misure, non si possono servire due padroni, non si può essere cristiani part-time. È una donazione completa di sé. Sopportare. Bisogna avere pazienza. La pazienza è una virtù fondamentale e bisogna proprio avere la capacità di riconoscere che nella pazienza la nostra fede viene provata. Noi veniamo resi più forti. La capacità di soffrire, perché pazienza deriva proprio da pazio, quindi patisco, rende più forti nei confronti delle prove future. E quando chiediamo al Signore aiutami a essere paziente, come fa a renderti paziente? Ti allena dandoti occasioni per essere tale e sopportare le infermità, le malattie, gli acciacchi, gli imprevisti, i ritardi, gli intralci, ma anche le calunnie, le ingiustizie e tutto quello che ci viene fatto contro. Ecco, questo ci rende sempre più simili a Gesù e che, secondo il carme del servo sofferente che troviamo nel libro del profeta Isaia, si fa portare alla morte, al macello, come un agnello, senza dire una parola. Come facciamo poi a non giudicare? Per non giudicare dobbiamo riconoscere che Gesù è presente in quella persona, che Gesù è morto dando tutto il suo sangue per noi sulla croce, anche per quella persona che ti sta facendo così soffrire. Gesù ha perdonato tutti coloro che lo stavano mettendo in croce e perdona chiunque si pente, non importa quanto grande sia il suo peccato, purché chieda sinceramente pentito perdono di tutte le sue colpe. Ecco perché dice: dobbiamo donarsi, sopportare e mai giudicare. Il giudizio spetta soltanto a Dio. Gesù, vero Dio e vero uomo, può giudicare perché è vero Dio e può giudicare gli uomini come vero uomo. Noi non possiamo giudicare. Attenti bene, non intendo dire che non possiamo esprimere un giudizio, guai a noi, siamo razionali, ma dobbiamo poter giudicare la condotta degli uomini, non il cuore dell'uomo. Noi non possiamo giudicare di fronte a Dio che cos'è di un uomo, ma di un comportamento sì, di una condotta. Possiamo giudicare degli atti e riuscire a fare come fa Dio, che detesta il peccato ma ama il peccatore. Amare, aggiunge ancora la regina della pace, significa vivere le parole di mio figlio. Figli miei, come madre vi dico, soltanto l'amore veritiero guida alla felicità eterna. Vi ringrazio. Ecco. Ci sarebbe tantissimo da dire, ma concludo aggiungendo due sole note. Amare vuol dire vivere le parole di mio figlio, amare vuol dire vivere il Vangelo. Vivere nell'amore significa prepararsi al tempo della prova e al trionfo del cuore immacolato di Maria. Significa preparare il trionfo del cuore immacolato di Maria che coinciderà con la civiltà dell'amore, con quel tempo di pace che la Madonna ha promesso nel messaggio del Natale 1999. Se direte di sì al Re della Pace, che è suo figlio, questo secolo, il ventunesimo, sarà per voi un tempo di prosperità e di pace. E poi ci ricorda e ci ammonisce come madre. Solo l'amore vero guida alla felicità eterna. Oggi è un tempo in cui l'agenda LGBT ha messo al primo posto quello di falsificare quella che è la dottrina dell'amore, laddove Gesù, che è stato mandato da Dio, che è amore, per rivelare il volto dell'amore, ci ha detto amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E oggi invece sembra che l'uomo che fa di se stesso il nuovo Dio dica semplicemente amatevi come volete, con chi volete, quando volete. Ecco, questo non è un amore vero, questo non porta alla felicità eterna. C'è un amore che è l'amore secondo natura, cioè secondo il progetto originario di Dio, che solo è capace di appagare quella sete profonda di amore che c'è nel cuore di ogni uomo. Facciamoci dunque interpreti di questo messaggio, diventando testimoni dell'amore e soprattutto paladini della verità in questo tempo così difficile dove è chiesta la testimonianza ad ogni cristiano. Sia lodato Gesù Cristo.